Ciao, breve introduzione solo per dirvi che il video ho aspettato molto a caricarlo e verso la fine capirete il motivo. E adesso sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È un'escursione questa di ripiego perché avevo altri programmi, ma anche se il cielo è terso, non avrei avuto il tempo per fare il giro che volevo, perché per il pomeriggio mettono pioggia, per cui ho ripiegato su quello che è il Monte Valinis. Escursione breve, ho mollato la macchina alla Flying Area, dove c'è la partenza per i parapendii, poi vi farò vedere se magari qualcuno parte, e sto salendo a quella che è la cima. Veloce, indolore, e non vi metterò la mappa di Relive, si sta già rannuvolando e c'è ancora qualche residuo di neve perché qui fino a qualche giorno fa c'era la neve. Peraltro, sì, oggi siamo al 1º maggio, appunto il 25 aprile c'era ancora la neve, mai stata durante l'inverno ovviamente. Salgo e vi faccio vedere anche dietro di me quella che è tutta la Val Meduna. Come dicevo, per evitare la pioggia del pomeriggio, io sono salita in macchina, ma per chi vuole si può salire a piedi dalla frazione di Sottomonte seguendo il sentiero CAI 819. Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma bisogna essere ben allenati visto lunghezza e dislivello. Se, come oggi, il vento soffia nella direzione giusta, sono decine gli appassionati che si lanciano con il parapendio da vari punti sulla cima del monte. Già che ci sono, vi lascio anche con una piccola curiosità. Il Monte Valinis è il luogo da cui negli anni 30 è stato lanciato il primo aliante costruito in Friuli. E arriviamo adesso al motivo per cui ho aspettato tanto a pubblicare il video. Speravo di potervi dire che il rifugio Valinis era aperto, ma ancora non ci sono notizie in questo senso. In descrizione vi lascio comunque i contatti social del rifugio per avere le notizie più aggiornate. Io poi sono comunque scesa e sono andata a pranzo a Paludea, dove quel giorno c'era una sorta di mostra chiamata Il Gno Hort, con anche alcune specialità culinarie, oltre alla possibilità di acquistare qualche piantina per l'orto, o anche altro in realtà, non solo, ma anche altro dalle bancarelle. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e di avervi fatto scoprire un piccolo angolo di Friuli. Nel caso vi invito a lasciare un like e commentare se avete notizie fresche sul rifugio. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Se invece volete seguirmi in diretta nelle mie avventure, trovate i link ai miei social qui sotto in descrizione. Non mi resta che darvi appuntamento a settimana prossima e dirvi, come al solito, have a nice life!